Amici sportivi, benvenuti da Rocca Porena, buon pomeriggio, sta per iniziare l'amichevole tra Bari e Arezzo, un buon pomeriggio da Cristian Siciliani e da Salvatore Guastella. Andiamo subito a leggervi le formazioni di oggi con il Bari, l'11 scelto da mister Nicola Guarna in porta, difesa 4 con Sabelli a destra, Gemiti a sinistra, coppia centrale composta da Tonucci e Contini, centrocampo a 3 con Genzoglu davanti alla difesa, mezzala a destra, Defendi, mezzala a sinistra Di Noia e poi il tridente offensivo composto da Sansone a destra, De Luca a sinistra, il centravanti Caturano. La partita è iniziata da qualche secondo, si gioca Salvatore sotto il diluvio praticamente. Sì, purtroppo non siamo stati fortunati dal punto di vista meteorologico, perché dopo 10 giorni abbondanti di caldo asfissiante, quest'oggi ci abbiamo avuto la sorpresa di questa pioggia che non è certamente piacevole. Tra poco vi daremo anche la lettura della formazione dell'Arezzo di mister Capuano. Cosa bisogna aspettarsi da questa uscita, Salvatore? Diciamo il primo test attendibile per l'11 di mister Nicola. Ma sicuramente il mister vorrà vedere la squadra come si comporta nelle distanze, nelle chiusure, nel mettersi in campo, perché insomma, essendo sì è vero una partita ufficiale, ma non ha grande importanza, che ne so, il risultato. È molto più importante vedere i movimenti, i reparti e soprattutto i singoli come leggono determinate situazioni, quindi questo è quello che darà sicuramente il mister. Tanto c'è il fischio del direttore di gara, il signor Proietti, è andato giù Caturano, calcio di punizione per il Bari, sul pallone c'è Genzoglu, siamo nella tre quarti campo dell'Arezzo, squadra che milita in Lega Pro. Intanto Gemiti prova di testa a portarsi avanti il pallone, toccato con un braccio da un difensore dell'Arezzo, ci sarà dunque un calcio di punizione per il Bari dalla sinistra, c'è Gemiti sul pallone, ora però si avvicina ovviamente lo specialista sui calci piazzati, Gianluca Sansone, vediamo subito in area di rigore le torri del Bari, su tutti ovviamente Tonucci e Contini, Sansone sul pallone molto alta la linea dell'Arezzo, guarda, non entro in area, quindi si assumono tanti rischi i difensori. Parte il sinistro di Sansone, pallone sul secondo palo, è andato a terra Tonucci, nulla però di particolarmente grave per il direttore di gara. Questo è uno dei tanti schemi ovviamente provati anche da mister Nicola anche in giornata. Sì, anche stamattina ha iniziato a mettere dentro qualche cosa per quanto riguarda le situazioni di calcio da fermo. Ovviamente mi fa piacere vedere le due torri che si spingono in avanti. La battuta del portiere dell'Arezzo verso la metà campo, c'è il colpo di testa tentato da Genzoglu, un rimpallo ancora nel cerchio centrale di centrocampo, la scivolata di De Luca che intercetta il pallone, Defendi per Sabelli, Genzoglu preferisce un retropassaggio verso Tonucci, ancora per Enrico Guarna. Guarna vicino a sé Contini, avanza palla al piede Contini, poi apre sulla sinistra per Gemiti che salta il suo diretto avversario, la profondità a cercare Gianluca Sansone, troppo lungo però il servizio di Gemiti che si spegne direttamente sul fondo. Andiamo a dare una lettura veloce anche alla formazione dell'Arezzo che scende in campo con Rosti, Monaco, Carlini, Gambadori, De Martino, Capece, Vinci, Feola, Cori, Betancourt e Sperotto. Ora cercheremo anche di capire come si schiera la formazione di Ezio Capuano, il Bari con il classico 4-3-3 in attesa anche di novità dal mercato, ovviamente lo schema preferito da Davide Nicola. Sì, intanto questi 11 li abbiamo in qualche modo anticipati oggi durante il TB Sport, la formazione che in questo momento è partita dal primo minuto, ovviamente il classico 4-3-3, credo che se non abbiamo visto male l'Arezzo invece propone un 4-4-2 classico e abbastanza anche corto e la linea è molto alta, quindi ci sarà una partita insomma secondo me divertente, perché vedo che anche la squadra di Capuano è ben messa in campo. Intanto vediamo sia i tifosi del Bari che dell'Arezzo che si stanno anche facendo sentire particolarmente a bordo campo. Sì, mi sorprendono quelli dell'Arezzo, quelli del Bari no, perché siamo abituati. Addirittura vediamo anche qualche mini coreografia con qualche fumogeno. Diciamo che oggi gli va un po' meglio dell'altra volta, che ce n'erano molti di più tra Bari A e Bari B. Tanto è Tonucci che va a staccare di testa, anticipa anche Sabelli, lo controllo poi di Capitan Defendi che scarica ancora per Tonucci, pallone irraggiungibile per De Luca, poi il retropassaggio di Monaco per Rosti, il rinvio del portiere dell'Arezzo che termina direttamente in fallo laterale, Sabelli già battuta verso Sansone, a spazio il numero 11 del Bari che si porta il pallone sul destro, il
tentativo di cross da parte di Sansone che viene rimpallato ancora dal numero 2 Monaco. Ci sarà dunque il primo calcio d'angolo dell'incontro per il Bari, a batterlo ovviamente sempre Gianluca Sansone con il suo sinistro. Sansone schierato però largo a destra anche nel tentativo poi di sfruttare il suo mancino. Rientrando verso il centro, vediamo tanto solito grande movimento all'interno dell'area di rigore, soliti spintoni, l'arbitro costretto ad intervenire. Sì, sono quelle solite scaramucce che cadono nell'area di rigore, si tengono le maglie, insomma, giustamente l'arbitro ha richiamato all'ordine perché sennò è costretto a fischiare qualcosa di più importante. Il sinistro di Gianluca Sansone smanaccia con i pugni in qualche modo Rosti, prova a ripartire l'Arezzo, l'intervento deciso da parte di Capitan Defendi, manovra poi il numero 10 Betancourt, lo scambio con Capece. Capece invita il suo compagno ad allargarsi, si tratta del numero 2 Monaco che ora scende palla al piede, lo va a pressare Caturano, molto generoso in questa circostanza Caturano che va subito in pressione sui portatori di palla avversari, quello che chiede anche mister Nicola Salvatore, subito pressione sui portatori di palla. Subito pressione e con la squadra che accompagna, quindi fare in modo che non ci sia una giocata troppo libera e Caturano come tutti gli altri sono chiamati a farla sempre. Secondo te reggerà il terreno di gioco sotto questo diluvio, Salvatore? Ma il terreno di gioco è stato fino ad oggi in perfette condizioni, quindi credo di sì, ovviamente ne risentirà forse domani, perché se continua a piovere così certamente ne risentirà. Contini, avanza il difensore del Bari, poi apre sulla destra per Sabelli, scende palla al piede Sabelli, prova a muoversi Sansone, Sabelli preferisce un appoggio centrale per Defendi, verticalizzazione verso Caturano, contrasto con Monaco. Ha chiesto un fallo Caturano, tutto regolare ancora secondo il direttore di gara. La verticalizzazione di Marino Defendi, Salvatore, anche in questo caso stiamo vedendo quello che chiede Nicola, anche veloci verticalizzazioni, massimo due tocchi. Sì, ed è un bel vedere, insomma, è una cosa che l'anno scorso abbiamo visto poco e quest'anno invece credo che la vedremo spesso. Peccato che le condizioni del campo non sono, come dire, come... abbiamo descritto, non sono favorevoli per un gioco perché è scivoloso e non si potranno vedere probabilmente tutte le giocate che sono state provate. E ancora l'Arezzo che prova a manovrare, lo fa con il numero 4 che sbaglia però l'appoggio, sta per intercettare il pallone De Luca, duro l'intervento da parte del terzino destro dell'Arezzo Carlini che è intervenuto in maniera abbastanza decisa su De Luca che lo vediamo ancora a terra sul terreno di gioco, speriamo davvero che non si tratti nulla di particolarmente grave, De Luca per fortuna si è alzato e allora si prosegue, c'è Genzoglu in cabina di regia. Scambia con Defendi, buona la sponda di Caturano, bella azione del Bari con De Luca all'interno, l'area di rigore, il sinistro di De Luca, la risposta di Rossi e questa è la prima occasione dell'incontro, davvero una bella azione palatella del Bari. Bellissima perché praticamente è stata un'azione con tre tocchi, tre giocatori diversi, quasi di prima, e abbiamo messo un giocatore in condizione di battere a rete quasi a tu per tu col portiere, anzi a tu per tu col portiere, peccato era un po' decentrato. Eh sì, De Luca che non è riuscito a battere Rosti, però davvero una bella azione del Bari, palla a terra, molto bravo anche Caturano nella sponda per Di Noia, poi la verticalizzazione verso De Luca. Bari che ancora manovra, lo fa con Stefano Sabelli, scambia con Contini, prova a muovere velocemente il pallone il Bari, lo fa ora con Genzoglu, l'apertura verso Sabelli, avvicina a sé Sansone. Sabelli preferisce tenere palla, scaricare ancora centralmente per Genzoglu, Tonucci ancora per Sabelli, fa girar palla il Bari, cerca spazi con l'Arezzo che si difende praticamente con tutti i suoi effettivi, Gemiti ha spazio sulla sinistra, avanza Gemiti, palla al piede, scambia ancora centralmente con Di Noia, Genzoglu. Sale sulla destra Stefano Sabelli, controllo difettoso, riesce in qualche modo a controllare il pallone Sabelli, glielo porta via il numero 11 dell'Arezzo Sperotto, rimessa laterale ancora per il Bari, Bari che pochi minuti fa è andato vicino al gol del vantaggio con De Luca, ancora Genzoglu, il regista della formazione di Davide e Nicola, toccherà a lui soprattutto no, sveltire la manovra, Salvatore. Sì, è lui il vertice basso del centrocampo e sarà lui insomma avere il compito di smistare la palla a destra e a sinistra prima possibile. Di Noia avvicina a sé Gemiti, ancora verso il giovane Di Noia che si sta mettendo particolarmente in luce in questa prima settimana di ritiro, ancora Genzoglu, posizione ora leggermente defilata sulla destra, scambia con Sansone, avanza palla al piede il numero 11 del Bari, lo scambio con Sabelli, poi Marino Defendi, De Luca attaccato alle spalle De Luca,
viene attaccato fallosamente, va giù De Luca, calcio di punizione per il Bari, punizione quasi certamente andrà a calciare Gianluca Sansone. Mi sa di sì, considerando quello che abbiamo visto e soprattutto anche il suo passato, il suo piedino, lo conosciamo, quindi credo che sarà lui a battere questa prima punizione. Speriamo di vedere qualcosa che abbiamo già intravisto questa mattina, quando facevano un po' di esercitazione sui calci da fermo. Questa mattina la porta l'ha centrata con grande regolarità, ha fatto due gol davvero pazzeschi da calcio piazzato. E non solo lui, mi devo ricredere, anche ho visto anche un buon Galano in forma, ho visto De Luca, ho visto lo stesso Salviato, quindi stamattina avevano il piede caldo. Speriamo che la pioggia non li abbia raffreddati. Siamo in posizione centrale, 25 metri ovviamente sul pallone, c'è il solo Gianluca Sansone. Parte il sinistro di Sansone, la palla gira, termina alta, non è riuscito nel suo colpo migliore. Non è riuscito, speriamo bene la prossima volta. Non è partito proprio. Rimessa dal fondo per l'Arezzo, alla battuta c'è il portiere, il numero 1, Rosti. L'Arezzo che sino a questo momento non sta creando particolari problemi al Bari, che sta comandando il gioco senza particolari affanni. No, il Bari è padrone insomma in questo primo inizio del campo, sta dettando i ritmi, ovviamente l'Arezzo non ci sta, adesso prova ad affacciarsi, ma il Bari, questa è un'entrata insomma, forse De Luca ha reso quello che ha subito poco fa. Eh sì, fallo di De Luca e calcio di punizione per l'Arezzo, che prova ora ad avanzare il proprio baricentro. Guarda com'è alta, vedi la linea, Contini chiama la linea molto alta, l'area libera, e c'è qualche uomo in più rispetto ai nostri difensori, noi marchiamo a zona in questo caso, però il mister oggi, eccola qui, era un'azione che doveva essere... Vediamo il pallone all'interno, nell'area di rigore c'è lo stacco di Contini, ha letto bene però per fortuna la situazione, Contini ha dato intervenire di testa ad anticipare il numero 9 Cori pericolosamente vicino all'area di rigore. Sì, è stato... no, mi stavo preoccupando di vedere Contini che ha subito un colpo, speriamo nulla di grave perché o è un colpo, sì, è un colpo meglio così, perché sennò aveva messo piede nel ginocchio, male il ginocchio a terra, era più preoccupante. Gençoğlu scambia con Tonucci, pallone ancora verso Gemiti, avvicina a sé di noi, Gemiti preferisce un retropassaggio verso Contini che apre il gioco dalla parte opposta per Sabelli, il controllo di Stefano Sabelli non si intende però con Defendi, ha colpito male il pallone Sabelli, ha intercettato lo stesso il numero 6 Capece, dunque può ripartire l'Arezzo con questo lungo rilancio di Rossi, il colpo di testa di Gemiti, scambia con Di Noia, ancora Contini, De Luca. De Luca si gira, vede a destra tutto solo Sabelli che ha spazio per avanzare, ha provato ancora il veloce 1-2 con Sansone, ancora però si chiude in qualche modo la difesa dell'Arezzo, Gemiti, scusate Gençoğlu verso Sabelli, ancora Gençoğlu. In questo momento però tutti fermi lì in attacco Salvatore, il Bari non riesce a trovare spazio. No, vabbè, ma anche perché se guardi la difesa dell'Arezzo quando è in difficoltà si mette a 5, quindi gli spazi sono veramente esigui anche per trovare un inserimento, un taglio. Il Bari è stato costretto a rigirare, secondo me, correttamente la palla per spostare un po' la difesa dell'Arezzo, peccato che lo stop di Gemiti è stato un po' col braccio. E allora l'Arezzo a manovrare lo fa sulla fascia destra, vediamo questo lungo traversone da parte del numero 5 De Martino che però ha colpito malissimo il pallone che è terminato direttamente in fallo laterale, spesso lo stesso Nicola chiede a Marino di Defendi di alzarsi e di dare una mano anche in fase offensiva. Sì, ma lo fanno tutti insomma, a parte un po' Gençoğlu che stava un po' dietro, che è il vertice basso del centrocampo, tutti sono chiamati a movimenti che abbiamo già visto più volte, a inserirsi negli spazi che creano gli esterni o la punta se viene a fare sponda bassa. Quindi è questo che vedremo spesso, insomma. Sabelli scambia ancora il pallone con Tonucci, prova a trovare spazi il Bari, Tonucci scambia con Gemiti. Retropassaggio ancora verso Contini, timida pressione da parte dei calciatori dell'Arezzo con Gençoğlu che allarga ancora per De Luca che viene a prendere palla quasi vicino al cerchio centrale di centrocampo, lo stesso De Luca che recupera un pallone, lo scambia con Sabelli, Gençoğlu, verticalizzazione per Caturano intercettata però molto bene dal numero 6 Capece, dunque può ripartire ancora l'Arezzo, lo fa con Gambadori, Carlini.
il colpo di testa, poi ha provato la sponda il numero 9 Cori, però anche in questo caso ha fatto buona guardia la difesa del Bari. Guarna verso Sansone, il colpo di testa di Monaco che ha anticipato il possibile tentativo di Sansone. Gençoğlu, Di Noia, avanza Di Noia vicino a sé, Gemiti lo serve in questo momento, Di Noia, ancora Gemiti, si allarga De Luca, Gemiti preferisce un appoggio centrale per Gençoğlu, il tentativo di 1-2 con Defendi, la chiusura però ancora di Capece, che prova a mettere ordine nell'Arezzo, ed ancora Carlini che è costretto a spedire un pallone in avanti. Partita bloccata, in un'unica occasione quella capitata sui piedi di De Luca. Sì, è stata una bella azione, l'abbiamo descritta prima, però guarda l'Arezzo, guarda dietro, sono in 5. Io pensavo in un 4-4-2, mi sa che sono 5-3-2, quindi è difficile trovare spazi, però il Bari sta cercando attraverso un gioco a due tocchi molto veloce di scardinare la difesa dell'Arezzo. Sabelli, Defendi, subito verso De Luca, ancora Sabelli, Sabelli prova ad allargare dalla parte opposta per Sansone, aggancio splendido di Sansone con il sinistro che in questo momento ha cambiato lato, si è spostato sulla sinistra con De Luca dalla parte opposta, pallone centrale per Caturano, prova a girarsi Caturano, Monaco però in qualche modo riesce con il fisico a chiudere sul centravanti del Bari, calcio di punizione per l'Arezzo, e allora si sono invertiti lì davanti De Luca e Sansone. Credo che lo faranno spesso, insomma, dipende dalla situazione e anche dalla loro scelta, lo potranno fare, sono in grado di giocare entrambi nelle due fasce diverse, quindi credo che lo vedremo tranquillamente fare nel corso di gara. E l'Arezzo manovrare lo fa con il numero 6 Capece che scambia con Carlini, ancora Capece, pallone sulla destra per Carlini. Avanza palla al piede il difensore dell'Arezzo, scambia ancora con Capece, veloce verticalizzazione all'indirizzo di Betancourt. C'è l'uscita però di Guarna, c'era anche Contini che comunque faceva buona guardia. Il fischio del direttore di gara, calcio di punizione battuto da Guarna, Tonucci. Gençoğlu. Si alza Defendi, Gençoğlu continua però a tenere palla, doveva velocizzare prima questa azione, Marino Defendi vede Sansone, Sansone avanza palla al piede, può caricare il sinistro, Sansone la battuta, la smanacci in qualche modo Rossi, ci prova dalla distanza Gianluca Sansone. Sì, ed è stato bravissimo Caturano a crederci perché insomma su un terreno del genere ci sta che il pallone schizza, ha avuto ragione, insomma ha messo in difficoltà la difesa dell'Arezzo, tant'è che ha dovuto ripiegare in extremis Monaco che si è scontato col suo portiere, si è anche fatto male. In ogni caso abbiamo guadagnato un calcio d'angolo e adesso vediamo. È un'occasione importante anche, no, per mettersi in mossa per Caturano in attesa poi dell'arrivo della prima punta tanto richiesta, si sta facendo il nome di Bianchi, però ha l'opportunità comunque Caturano di mettersi in mostra. Ma qui hanno l'opportunità tutti, insomma, lo stiamo vedendo oggi, c'è Di Noia in campo, c'è Caturano, il mister ha già detto che ovviamente avrà delle preferenze e delle scelte, però questi giorni di ritiro hanno generato questa formazione tra qualche precauzione, però insomma vediamo Di Noia in campo, che non se l'aspettava nessuno. Il sinistro di Sansone sul primo palo, chiude la difesa dell'Arezzo, poi c'è Di Noia che controlla il pallone col sinistro, il cross con il destro, pallone che passa e termina in rete, dunque il Bari che si porta in vantaggio, questo tiro cross da parte di Di Noia non viene raccolto da nessuno, l'errore di Rossi e il Bari che dunque sblocca il risultato, Bari 1, Arezzo 0, il gol di Di Noia. Ed è, l'ha fatto già col calcio, il primo gol della partita, lo fa quest'oggi, al 18esimo, Bari in vantaggio, stavamo parlando guarda caso di Di Noia. Ripeto, che in campo ha più che meritatamente, gol a parte intendo, per quello sì, che abbiamo stato in questo inizio di ritiro. Curiosamente nell'ultima intervista ci aveva rivelato come dovrebbe migliorare soprattutto in fase realizzativa, ora ha avuto però anche tanta fortuna in questo tiro cross che si è infilato comunque nell'angolino. Sì, lui di media va un gol all'anno, quindi quelli ufficiali. Intanto c'è stato uno scontro infortuito tra Sabelli, e non riesco a vedere chi è stato, insomma c'è stato uno scontro aereo. Sono tutte e due a terra, sono dati una capocciata usando proprio un termine nudo e crudo, speriamo nulla di grave. Dicevamo di Noia, in questo caso sta giocando mezzala sinistra in un centrocampo a tre, un ruolo anche questo forse scoperto che comunque vedrà nuovi rinforzi sul mercato, però in questo momento lo sta svolgendo anche bene con inserimenti anche giusti. Sì, lo sta facendo bene, il mister lo ha, come tutti gli altri, ma in particolare lui, abbiamo notato che
lo sollecita spesso, lo richiama, lo incoraggia, spesso e volentieri anche ha sottolineato di aver fatto le cose con precisione, lo sottolinea dicendo bravo, quindi Di Noia è messo sotto attenzione da parte di Nicola e ripeto lo ha premiato con questa sua prima uscita ufficiale. Bari 1 Arezzo 0, buona notizia però almeno per il momento ha smesso di piovere, Salvatore. Sì, non piove più come prima, sono felice non tanto per noi che ci sta ma per il nostro Paolo Gentile e per le sue attrezzature che sono state messe a dura prova in questi primi 20 minuti. Tanto il cross all'interno dell'area di rigore, controlla il pallone il numero 9 dell'Arezzo Cori, c'è un rimpallo, un primo calcio d'angolo anche per la formazione di Capuano. Lo conosci Capuano, Salvatore? Non personalmente, però ho avuto modo di vederlo in diverse panchine, compresa quella del Taranto, quindi è un personaggio particolarmente singolare, molto focoso, spesso in discussione con le tifoserie. Parte il sinistro di Sperotto, il colpo di testa proprio di Di Noia, poi Guarna che riesce a far su il pallone sul destro di Capece, prova subito a velocizzare la manovra Guarna, intanto c'è una scaramuccia con il numero 5 dell'Arezzo De Martino che ha trattenuto praticamente il portiere del Bari che provava a velocizzare l'azione. Beh, sono cose che magari in un amichevole si possono anche evitare, Salvatore. Sì, no, è stato un fallo da campionato, si becca un'ammonizione, però questo insomma mi fa piacere che c'è già una certa voglia di vincere da entrambe le parti, ma bisogna stare pure rilassati, siamo a una prima amichevole neanche ad agosto, siamo ancora a luglio, penso un po'. 1-0 il risultato per il Bari, gol di Di Noia, con ora Guarna che si appresta a rimettere in gioco il pallone. Scambio con Tonucci, Tonucci per Sabelli, Sabelli ancora per Contini, prova a farsi vedere Gençoğlu, Contini preferisce servire ancora Sabelli, avanza il terzino destro del Bari, poi Marino difende, l'1-2 è tentato con Sansone che però è stato fermato molto bene da Capece, allora prova a distendersi l'Arezzo, lo fa con il numero 7 Vinci che va a terra sull'attacco di De Luca e dunque calcio di punizione per l'Arezzo. Monaco, la battuta lunga di Monaco a cercare Betancourt, ovviamente fa buona guardia Contini, Betancourt prova a girarlo però è difficile fisicamente averla meglio su Matteo Contini. Fisicamente con la sua esperienza insomma, Contini è partito da dove aveva lasciato l'anno scorso, insomma è una certezza nella nostra difesa e lo sta confermando. Gençoğlu scambia con Tonucci, retropassaggio per Guarna che preferisce non correre rischi e inviare per Caturano, poi è Di Noia che intercetta il pallone, riesce in qualche modo ancora a tenerlo con il sinistro, bella la verticalizzazione per De Luca, velocissimo De Luca sulla corsia di sinistra, ancora De Luca, il cross di De Luca, pallone che scavalca il portiere, però scavalca anche Gianluca Sansone appostato sul secondo palo e questa era un'altra buona occasione per il Bari. Salvatore, bella ancora l'iniziativa di Di Noia per De Luca, un attimo di ritardo è arrivato però Gianluca Sansone. Sì, è stata un'altra gran bella azione, protagonista ancora una volta Di Noia, ma su movimenti che abbiamo visto, insomma, non è stato un lancio buttato lì a caso, è esattamente quello che abbiamo visto con gli inserimenti degli esterni, è stata un'altra azione pericolosa. Non è iniziato nel migliore dei modi il portiere dell'Arezzo Rossi, anche in questo caso aveva mancato l'uscita, questo forse ha anche ingannato il nostro Sansone. Sì, c'è stata anche una deviazione che ha ingannato entrambi, però non è stato fortunato in questo primo inizio appunto il portiere che ha preso un gol, gollonzo, lo possiamo definire gollonzo, sì. Assolutamente sì, gol di Di Noia che sta per il momento regalando questa vittoria al Bari in questo test amichevole a Roccaporena. Contini, Gemiti. Scambia ancora il pallone con Di Noia, molto attivo a centrocampo il giovane Di Noia, questa volta il suo filtrante per Caturano non passa e allora può distendersi in contropiede all'Arezzo, lo fa con il numero 4 Gambadori che però ha un controllo davvero difettoso del pallone regalandolo ancora al Bari. Contini, pressato da Betancourt, spesso forse sentirete anche le urla di mister Nicola che chiede a Marino Defendi di alzarsi, deve essere Gençoğlu il calciatore che deve andare a prendere il pallone, è lui che comunque deve liberare lo spazio. Sì, beh, perché in qualche modo si sovrappongono in quella zona del campo e dobbiamo creare subito profondità, giustamente il mister lo incita ad alzarsi perché
e lì basta solo Gianzoglu in quel momento. Marino difende ancora per Gemiti, porta avanti il pallone Gemiti, avvicina sé Contini, ancora Gemiti. Gemiti prova a saltare il suo diretto avversario, il pallone poi centrale per Caturano, il sinistro di Caturano che termina sul fondo, girata davvero attaccante questa di Caturano, molto bella, aveva eluso il suo diretto avversario sinistro, terminato di poco a lato. Beh, ha fatto vedere un po' di qualità, qui è stato bravissimo, ha fatto stop a seguire nello spazio, si è girato immediatamente, stop di destra, si è girato di sinistro, è stata un'azione pericolosa. Intanto siamo raggiunti al 25esimo per la cronaca, lo diciamo per avvisare i nostri amici. Eh sì, ora riusciamo anche magari a dare un'occhiata al cronometro, cioè, perché sì, la pioggia ci ha concesso un po' di tregua. Sì, ci ha concesso un po' di tregua e possiamo anche, come dire, utilizzare il cronometro senza pensare solo agli ombrelli per ripararci dalla pioggia. E l'Arezzo che manovra, lo fa ancora con il suo numero 9, il Cori, che ha difeso il pallone, controllato però ancora dai giocatori del Bari con Gianzoglu che apre subito sulla sinistra per De Luca. De Luca messo giù, sempre comunque molto attivo sulla sinistra. De Luca, beh, uno di quei calciatori che per la sua statura e per la sua corporatura entra in forma prima degli altri. Sì, lui è arrivato già qui, che era, prima di allenarsi era già in forma, perché sarà a 60 kg il buon Peppe De Luca, quindi non ha la struttura muscolare di altri che in qualche modo sono un po' più appesantiti. Gemiti per Sansone. Sansone per Gianzoglu. Gianzoglu ancora, la verticalizzazione per Defendi che è riuscito a riconquistare il pallone dopo l'errore di Capece. Ancora Gemiti. De Luca prova a liberarsi al centro Caturano, però il Bari che manovra sulla sinistra con Gemiti. Di Noia. Tonucci, Sabelli, ancora verso Tonucci, Contini, Arezzo davvero si difende con tutti i suoi uomini, c'è l'intervento ora risolutore del numero 5 De Martino, pallone ancora spedito in fallo laterale, il mister richiama spesso Marino Defendi. Sì, lo sta in qualche modo telecomandando perché è in una posizione cruciale Marino, insomma deve stringere, in questo caso lo chiamava per spostarsi verso il centro, soprattutto di alzarsi quando la palla ce l'ha Gianzoglu, di creare profondità immediatamente. Ripeto, non è facile con la difesa bloccata 5-3 davanti, perché stanno facendo 5 dietro, ripeto, è difficile. Credo che il Bari spesso troverà una situazione del genere per come giocherà, perché giocherà a palla sempre veloce, a due tocchi. In questo momento c'è una ripartenza, vai Cristian. Eh sì, c'è Gori che ha servito il suo compagno, il serno offensivo Sperotto, prova ad affacciarsi verso l'area avversaria all'Arezzo, ancora con il numero 4 Gambadori, però fa davvero fatica anche nel palleggio la formazione di Capuano, dicevamo di Defendi, forse in questo momento lo sta facendo un po' meno quello che chiede mister Nicola, meglio di sicuro come mezzala sinistra di Noia, che sta svolgendo al meglio il proprio compito. Il mister chiede molto a tutti, ovviamente non è che lo sta facendo con la precisione che pretende il mister Nicola. Vedi, c'è lì. Oh, brutto, davvero brutto questo fallo su Gianluca Sansone, ancora un cartellino giallo, però un'entrataccia che ha rischiato davvero di far male a Sansone. Sì, è un'entrata non da luglio, insomma, questa è un'entrata da campionato. Non stanno togliendo la gamba i giocatori della Rete. Ma non si può rischiare di fare e farsi male in una partita del genere, insomma, era talmente in ritardo che se la poteva evitare. Capisco una presa per una maglia, ma un'entrata così è rischiosa. Gianzoglu. L'appoggio ancora per Sabelli, sta toccando tanti palloni Gianzoglu, il regista della formazione di Davide Nicola, che chiede spesso alla squadra, lo ripetiamo ancora una volta Salvatore, di giocare praticamente a due tocchi, non vuole che si porti palla. Assolutamente, due tocchi e al terzo già comincia a diventare irrequieto, quindi ripeto, è un Nicola, è un Bari nuovo che l'anno scorso non abbiamo praticamente mai visto. Spesso abbiamo visto, intanto vediamo questa azione del Bari con Sabelli a destra, il cross verso De Luca, il colpo di testa di un difensore dell'Arezzo ad allontanare momentaneamente la minaccia. Dicevamo Salvatore, un Bari completamente diverso da quello visto nello scorso campionato nella gestione di Nicola, spesso vedevamo la palla in aria, questa volta Nicola pretende comunque che il pallone non si alzi da terra. E quando si alzerà da terra, come abbiamo visto, è con un intento ben preciso, dopo a servire la punta o un taglio nello spazio, quindi non è la palla buttata lì dritta per dritta che preda praticamente sempre dei difensori.
Sul pallone intanto Enrico Guarna, vicino a sé Tonucci, non ha fretta ovviamente il portiere biancorosso di rimettere in gioco il pallone, lo fa ora per Tonucci, ancora Sabelli, hanno sempre spazio ovviamente i difensori del Bari per manovrare. Baricentro davvero basso, quello dell'Arezzo. Contini, De Luca, la sovrapposizione di Gemiti, scambia ancora con De Luca, sempre Gençoglu a recuperare il pallone, a smistarlo verso Tonucci, si apre a destra Sabelli, c'è Sansone che conquista il pallone, lo controlla con il sinistro, lo scambia ancora con Sabelli. Sabelli per Caturano, questa volta però Caturano si fa anticipare da Capece. Spesso vediamo gli esterni offensivi, Sansone e De Luca praticamente nella tre quarti campo andare a recuperare palla con gli esterni che subito si allargano a destra o a sinistra e viceversa. Sì, devono, i giocatori del Bari devono offrire almeno due, se non tre, addirittura il mister parla di tre soluzioni di passaggio proprio per facilitare il gioco a due tocchi, perché non puoi tenere palla e aspettare, innanzitutto perché rallenti molto il gioco, poi perché dà il tempo all'avversario di chiudersi, quindi sentirete, probabilmente l'avete anche sentito dal nostro microfono, che lui dice sempre veloce, due tocchi, ed è quello che ha provato fino ad ora, gioco in velocità, massimo due tocchi. Rimessa laterale per l'Arezzo, il risultato è sempre fermo sull'1-0 per il Bari con il gol di Noia. C'è intanto un colpo di testa di Gemiti, Contini trattenuto vistosamente per la maglietta, davvero difficile superare Matteo Contini che ha iniziato questa nuova avventura con il Bari, dicevamo, subito con il piglio giusto. Gençoglu avvicina a sé, Defendi verticale per Sansone, il rimpallo favorisce l'inserimento e il controllo di Noia, poi De Luca, ancora Defendi preferisce andare per vie centrali per Caturano, ancora Defendi, un po' di confusione, ora avrebbe potuto forse Defendi allargare sulla destra per il libero Sabelli, ha provato una soluzione più complicata con Caturano chiuso da due avversari, però ancora questo lungo lancio per De Luca che controlla il pallone con il destro, bellissimo l'aggancio di De Luca, poi scarica per Sabelli, il cross di Sabelli, il colpo di testa però del numero 5 Carlini, ancora Bari che insiste, lo fa con Di Noia. No, scusate, con Defendi il retropassaggio ancora per Tonucci. Bella questa azione del Bari, molto bravo De Luca. Sì, è stato veramente, ha fatto un numero da circo perché è riuscita a recuperare un pallone praticamente perso e ha creato un'azione di pericolo. La finta di Caturano era fuori diagonale, De Luca è stata irraggiungibile. Ancora Bari, ancora con Matteo Contini. Scambia il pallone con Sabelli. Tonucci per Gemiti, solito giro palla del Bari con Sansone che va a prendere il pallone sulla tre quarti, lo scambia ancora con Gemiti, Gençoglu di prima per Contini, Defendi, Gençoglu, è buona l'idea però non ha colpito bene il pallone Gençoglu, pallone irraggiungibile per Gemiti. Sì, ha preteso troppo, insomma, era irraggiungibile, però è bella la concezione, insomma, giro palla, spostare l'avversario che, ripeto, si è praticamente messa a 5 dietro, è partito a 4 ingannandoci, ma si è messa a 5 ed è dura, quindi devono lavorare molto, devono far girare velocemente palla per trovare gli spazi e gli inserimenti. Il colpo di testa tentato da Di Noia e ancora però l'Arezzo che prova a ripartire, molto bravo in questa circostanza, ancora Gençoglu praticamente in scivolata a servire Tonucci, Sabelli, Gençoglu, ancora Sabelli, Contini, sempre Sansone che viene a prendere palla e lui anche un giocatore che dalla tre quarti in su deve dare qualità alla manovra offensiva e spesso sta retrando, no, Salvatore, per cercare spazi e per favorire l'inserimento anche dei suoi compagni. Sì, perché lì davanti è inutile che si va a schiacciare nel ridosso della linea dei difensori, e quindi bene fa ad arretrare, a staccarsi, a giocare palla anche qualche decina di metri più indietro. Rimessa laterale per il Bari, con le mani c'è Stefano Sabelli che scambia subito con Giuseppe De Luca. De Luca appoggio centrale per Di Noia, ancora la profondità a cercare De Luca. Pasticcia la difesa dell'Arezzo che regala un calcio d'angolo al Bari. Stanno pasticciando poi in palleggio, davvero tante difficoltà per l'Arezzo. Sì, tanta difficoltà, tanta frenesia, sono in apprensione perché insomma hanno capito che lì davanti c'è poco da stare allegri, se sbagliano vengono puniti e quindi vanno un po' in difficoltà.
Calcio d'angolo affidato al destro di De Luca, pallone sul secondo palo a cercare Contini, pallone che passa e termina dalla parte opposta per il cross tentato da Di Noia, non ha colpito bene il pallone il numero 16 del Bari, che poi però va subito in pressione, non si ferma Di Noia, pallone che termina sul fondo. Ed è quello che chiede il mister, appena si perde palla, anziché arretrare, che è la caratteristica del calcio italiano, vale andare a pressare subito. Così si evitano di fare rincorse dopo inutili, quindi bellissimo il movimento di Di Noia, sottolineato anche dal mister, questo lo aggiungiamo. Il destro da parte di Rosti a cercare Cori, poi la scivolata di Marino Defendi, questa volta duro, falloso l'intervento del capitano del Bari su Gambadori e calcio di punizione già battuto dall'Arezzo con Capece che avanza palla al piede, scambia ancora con un suo compagno d'attacco, è stato molto bravo però Genzoglu ad intercettare il pallone, il rinvio ancora di Sabelli che intercetta nuovamente il pallone, lo scambia con Di Noia, si apre sulla sinistra Gemiti, velocizza il gioco subito Di Noia, avanza palla al piede Gemiti, avvicino a sé Gianluca Sansone che punta il suo diretto avversario, sempre con la palla incollata al sinistro Sansone, non riesce però a passare, buona la chiusura dai difensori dell'Arezzo che provano in qualche modo a imbastire un'azione d'attacco. In questo caso viene tagliato fuori il centrocampo del Bari con l'Arezzo che prova a distendersi sulla fascia sinistra, c'è De Luca però che va in copertura con Defendi che si era attardato lì in una zona di campo offensiva, vediamo il numero 7 Vinci che prova un cross, il colpo di testa tentato da Betancourt, intervenuto però Tonucci. Primo mezzo pericolo che ha creato insomma l'Arezzo in questo primo tempo per un'azione insomma che si è sviluppata in ampiezza, abbiamo perso palla però insomma abbiamo rimediato. Genzoglu, tocco ancora pulito verso Gemiti. Gemiti per Matteo Contini. Ancora pallone verso Sabelli. Tonucci. Siamo al 37esimo, Bari 1, Arezzo 0, decide il gol di Di Noia, ancora Gemiti prova a partire sulla sinistra. Genzoglu, controllo di Genzoglu che apre ancora per De Luca, la scucchiaiata di De Luca per Defendi, poteva sicuramente servire meglio questo pallone De Luca, inutile quel mezzo cucchiaio lì in quella zona di campo. Guarda caso perché era una palla facilmente leggibile e intercettabile dalla difesa, la palla deve viaggiare forse per via diagonale, dritta per dritta e dura, con di spalle tra l'altro il giocatore che la deve ricevere, non era stata una buona giocata. Prova a raggiungere il pallone di Noia in scivolata, lo recupera il numero 4 Gambadori, avanza ancora la formazione di Capuano sempre con Gambadori, prova ora a distendersi sulla destra all'Arezzo con un cross ancora intercettato però molto bene da Sabelli, si addormenta però De Luca, si fa sfilare il pallone da Carlini, poi il destro di Capece, ha toccato anche il pallone con la testa forse il centravanti dell'Arezzo Cori che è terminato sul fondo, però occhio a De Luca non addormentarsi in quella zona di campo con l'avversario alle spalle che praticamente gli ha rubato il pallone. Non l'aveva visto, era nella zona cieca, insomma, non c'ha il terzo occhio, come si suol dire, era distratto e non ha visto se insomma, gli ha soffiato la palla. Guarda alla battuta di questa rimessa dal fondo, invita ovviamente i suoi compagni ad avanzare, ad alzare il baricentro. Parte il destro di Guarna, prova a staccare De Luca che prolunga per Caturano, c'è anche il fischio del direttore di gara De Luca che si è aiutato praticamente con un braccio per colpire questo pallone di testa, dunque calcio di punizione già battuto per i giocatori dell'Arezzo con il portiere Rosti che può scambiare con Monaco. Carlini, Capece, Marichi ha rallentato un po' no, la pressione con i tre d'attacco, Salvatore. Beh sì, tenendo conto che per buoni 40 minuti abbiamo fatto pressione continua e praticamente solo noi, adesso l'Arezzo timidamente si affaccia nella nostra metà campo, vediamo anche perché vogliamo vedere un po' come funziona la fase difensiva di questo Bari, dobbiamo anche avere una piccola valutazione di questo reparto. Questi primi giorni di allenamento, Tonucci come l'hai visto? Oggi poco sollecitato ancora.
Sì, ma per quanto riguarda gli allenamenti devo dire che nessuno si è potuto sottrarre alla concentrazione massima, all'impegno massimo, quindi per quel che vale tutti bene, insomma, ovviamente la partita e la gara è un'altra cosa. Gianluca Sansone difende il pallone con il corpo, gira il suo diretto avversario, sempre grande esperienza, grande qualità da parte di Gianluca Sansone che conquista un calcio di punizione, siamo all'altezza della linea mediana del campo, Contini ancora per Gençoğlu. Caturano conquista un buon pallone, Caturano prova a fare tutto da solo, va giù, calcio di punizione per il Bari, c'era stato il movimento anche di De Luca, non l'ha visto Caturano che è andato in un'azione isolata, si è conquistato per un calcio di punizione. Sì, è stato costretto quasi a dribblare perché ha ritardato il passaggio, intanto eccola lì. Sì, ha provato Caturano a metterci il piede su questo destro di Defendi, non particolarmente forte, però pallone centrale, nessun problema per Rosti, ricordiamo il risultato di questa amichevole qui a Roccaporena, Bari 1, Arezzo 0, decide il gol di Giovanni Di Noia. Intanto prevediamo la solita girandola di cambi perché si stanno scaldando tutti gli altri del Bari, quindi vedremo adesso insomma una serie di cambi probabilmente che vedrà chiamati tutti in causa. Quindi. Eh sì, perché ad eccezione di Danilo praticamente il mister ha tutti a disposizione, dunque nel secondo tempo magari vedremo davvero 11 volti nuovi. Sì, 11 volti nuovi che insomma spesso dovranno essere chiamati in causa anche loro perché i due effettivi per ogni ruolo insomma, devono vedere a che punto stanno anche gli altri. Ricordiamo che molti di questi che stanno per entrare probabilmente saranno anche titolari perché vi vedrete insomma, di chi staremo parlando. Tenendo presente ovviamente che siamo in Salottone in pieno calciomercato e questa è una squadra che è ancora completata in diversi ruoli, non solo in attacco ma anche negli altri reparti. Sì, beh, quello è quello che si aspettano tutti a casa, insomma i nostri tifosi vogliono sapere chi sarà a prendere il posto di punta centrale, insomma la curiosità è tanta, però quelli che stanno qui ce li gustiamo insomma, per intanto. Intanto ha provato Sansone con il sinistro a servire al centro dell'area di rigore Caturano, si chiusa la difesa dell'Arezzo e dunque ancora un calcio d'angolo per il Bari, sempre Gianluca Sansone alla battuta, vediamo in area di rigore Tonucci, c'è anche Gençoğlu, poi il pallone verso Marino Defendi, in qualche modo si chiude la difesa dell'Arezzo, Sabelli dalla parte opposta, però pallone che è terminato direttamente sul fondo, rientrava Gianluca Sansone da una posizione di fuori gioco, dunque pallone che si spegne sul fondo. Rimessa dal fondo affidata al Rosti, il portiere dell'Arezzo, quando siamo giunti al 42esimo, sempre 1-0 il risultato in favore del Bari con gol di Noia. All'ottavo, per ricordarlo, visto che adesso possiamo utilizzare le mani. Di Noia è andato in gol con una sorta di tiro cross, un errore del portiere Rossi, nessuno ha agganciato il pallone che è terminato poi in fondo alla rete. Sì, ripeto, un gol fortunoso, però ci stava, insomma. Contini per Gemiti, Di Noia, il controllo di Di Noia, viene sgambettato alle spalle da un giocatore dell'Arezzo, credo dal numero 10, forse Betancourt, che è andato a colpire alle spalle il terzino sinistro del Bari, ancora Gençoğlu, Di Noia, di prima per Defendi, ha forzato un po' la giocata in questa circostanza Di Noia, difficile quel passaggio per Marino Defendi, ma continua ancora a manovrare il pallone il Bari con Contini. Alza un pallone verso De Luca che lo lascia sfilare per Sabelli. Sabelli per Defendi. Ancora Di Noia, l'1-2 cercato con Caturano. Il Bari che insiste, sempre a destra con Sabelli. Sabelli punta il suo diretto avversario, vediamo se proverà a conquistare il fondo Sabelli che poi rientra sul sinistro, il cross ancora intercettato dalla difesa dell'Arezzo, poi Betancourt, duello aereo con Marino Defendi ma il pallone sempre tra i piedi dei giocatori del Bari con Gemiti, guarda dov'è in questo caso Sansone che si sta abbassando spessissimo alla conquista del pallone. Intelligentemente aggiungo io, è inutile che sta, ripeto, a ridosso schiacciato sulla linea difensiva, è inutile, non riceverebbe mai palla, almeno così può giocare, può prendere l'iniziativa. Giocatore che assolutamente
da qualità la manovra offensiva del Bari. Intanto Gemiti avvicina a sé ancora Di Noia, preferisce un retropassaggio per Contini, spazi chiusi, dunque Contini che con calma scarica ora verso Tonucci, si avvicina Defendi, di prima ancora verso Stefano Sabelli, Sabelli ancora Defendi vicino, preferisce ancora una volta un retropassaggio per Tonucci. Genzoglu ancora per Sabelli, Sabelli continua ora nella sua corsa, va a puntare il suo diretto avversario, De Luca non riesce ad intercettare, viene chiuso anche Caturano, Sansone intercetta un pallone, punta Capece, ancora il sinistro di Sansone con il pallone che termina sul fondo, c'è anche il fischio del direttore di gara, termina dunque il primo tempo, Salvatore Bari 1, Arezzo 0, decide un gol di Noia all'ottavo, che impressioni di questo primo tempo? Buone, l'Arezzo è una squadra rognosa, abbiamo visto, insomma, si chiudevano praticamente in 8 in appena 15 metri, quindi difficile trovare spazi. Il gol è stato fortunoso, però è stato frutto di un buon primo tempo, tanta pressione, hanno provato a giocare a due tocchi praticamente sempre, il mister è quello che chiedeva, tanta velocità. Credo che insomma si è intravisto qualcosa di interessante, avete visto che non ci sono palloni buttati a scavalcare è il nostro e il loro centrocampo, ma così la palla si è sempre giocata con una certa cognizione. Detto ciò, adesso vedremo un po' di cambi, però secondo me è stata una prestazione dopo tanti giorni di fatica in una data di luglio, secondo me apprezzabile. Linea alla regia ancora tra pochissimo da Rocca Porena per il secondo tempo di Bari-Arezzo, a tra poco. Ancora in diretta da Rocca Porena, sta per iniziare il secondo tempo di Bari-Arezzo 1-0 dopo i primi 45 minuti con gol di Noia. Adesso il fischio d'inizio della ripresa, ci sono stati dei cambi, ovviamente Salvatore ora proveremo a ridisegnare il Bari. Vediamo in porta Micai, la difesa a 4 con Salviato, Doncor, Rada e c'è ancora Gemiti in campo. A centrocampo davanti alla difesa Massimo Donati, mezzala sinistra Gomelt, mezzala destra ancora Marino Defendi. In attacco invece il tridente composto da Galano a destra, a sinistra Boateng, al centro Ciccio Caputo. Dunque Bari praticamente ridisegnato per 9 undicesimi, restano in campo Gemiti e Defendi. Sì, lo avevamo previsto, insomma era stato annunciato che ci sarebbe stato spazio per tutti, adesso vediamo questi 9 undicesimi che cosa ci offriranno, ma credo che non cambierà molto, l'intento è sempre lo stesso, i movimenti saranno lo stesso, il tipo di giocata che prenderà il mister sarà lo stesso, quindi due tocchi, tanta velocità e vediamo un po', vediamo come va questa partita. Salvatore, intanto per questa diretta dobbiamo ringraziare la nostra emittente Telebari, ma dobbiamo ringraziare anche per la disponibilità l'FC Bari 1908, il presidente Gianluca Paparesta, che ci hanno dato comunque l'opportunità di far praticamente seguire la partita a tutti i tifosi biancorossi in diretta qui da Rocca Porena. Sì, insomma, senza questa loro concessione gli amici a casa non avrebbero potuto vedere questa amichevole, quindi li ringraziamo, ovviamente come ben hai fatto anche giù tutta la redazione di Telebari, perché c'è tanto lavoro dietro questa diretta, con un po' di difficoltà, ma ci stiamo riuscendo, insomma. E intanto hanno confezionato un'azione da rete e due calciatori sul piede di partenza, e mi riferisco a Caputo e Galano, il sinistro di Galano che è terminato al lato. Beh, tra loro c'è intesa, insomma, si conoscono da qualche anno, subito l'hanno trovata, l'hanno cercata, e peccato perché Galano ha alzato un po' troppo la mira. L'intervento intanto di Gemiti, che preferisce non correre rischi e spedisce il pallone direttamente in fallo laterale. Intanto c'è l'occasione anche per vedere in difesa Doncor, questo giovane prelevato dall'Inter, oltre ovviamente ancora Gomelt, che anche lui sta disputando un buon ritiro nel ruolo di mezzala sinistra. E anche il giocatore, no, che per caratteristiche piace a Davide Nicola, perché è la mezzala sinistra che spesso comunque si trasforma in trequartista e va a dare una mano alla fase offensiva.
Sì, ha dato modo di dimostrare durante gli allenamenti, non lo vediamo, di avere delle buone capacità di inserimento ed è quello che chiede il mister, insomma le mezze ali non si possono limitare a... Vedi, in questa azione abbiamo perso palla subito al pressing per riconquistarla, in avanti e non arretrare perché si rischia troppo arretrando. Tanto ci prova l'Arezzo con questa verticalizzazione, l'intervento comunque preciso, pulito e puntuale di Rada. Gomelt, Boateng, ancora Gomelt, di prima subito per Caputo, l'intervento di Capece, ancora Boateng per Gomelt, c'è il fischio del direttore di gara. Bari ancora in campo, Salvatore col 4-3-3, anche se nell'idea di Nicola questo è un Bari che potrebbe schierarsi presto con il 4-2-3-1 e questo dipenderà anche dagli arrivi di mercato, perché abbiamo fatto il nome di Bianchi, si fa anche il nome di Tiam, però ovviamente i nuovi arrivi potrebbero far cambiare l'idea a Davide Nicola. Sì, ma credo che quello sarà un'evoluzione successiva, dopo aver assimilato benissimo certi movimenti puoi provare a giocare in quel modo, perché il 4-2-3-1 è uno schema oltremodo offensivo, quindi piano piano, insomma, non abbiamo fretta. Calcio di punizione per l'Arezzo, Bari 1, Arezzo 0 con il gol di Di Noia al 18° del primo tempo, avanza l'Arezzo, lo fa con il numero 2 Monaco, poi il controllo di Cori, la chiusura decisa da parte di Salviato, scambia con Defendi, poi Donati. Donati allarga subito per Gemiti sulla corsia di sinistra, Gemiti comunque uno dei più attivi nel corso del primo tempo, buona la sua prestazione Salvatore. Sì, buona, è uno di quelli che è entrato in forma anche subito, la sua struttura fisica anche lui l'ha aiutato, poi ci mette anche dell'esperienza, quindi è una delle pedine insomma, su cui il mister Nicola farà affidamento. Buona poi la palla proprio di Gemiti per Boateng che... non raggiunge il pallone, però preferisce comunque usufruire di questo calcio d'angolo. La battuta ci sarà il numero 10 Gomelt. Dicevamo di Gemiti, ti chiedo anche come hai visto e come giudichi la prova di Gençoğlu. Ora davanti alla difesa c'è il più esperto Massimo Donati. Non mi è dispiaciuto, insomma, anche lui è un fisico possente, è stato molto, molto diligente, molto preciso, magari non velocissimo in alcune giocate, però la sua prestazione è buona, intanto grande parata da parte del portiere su colpo di testa. Sì, colpo di testa di Salviato, si è fatto trovare libero sul secondo palo, colpito di testa, è stato molto bravo in questo caso il portiere dell'Arezzo a smanacciare il pallone sul palo, dunque una buona occasione per il Bari. Sì, una buona occasione e finalmente vediamo Salviato, nonostante oggi ha dato dimostrazione che sa calciare le punizioni, a sfruttare i suoi centimetri piuttosto che andare a battere le punizioni dalle tre quarti, andare a sfruttare i suoi centimetri per colpire di testa. Rada. Sinistro di Rada a cercare Boateng. Boateng in qualche modo ha tenuto in campo il pallone di testa, però preda poi dei difensori dell'Arezzo che combinano ora a metà campo ma perdono subito il pallone. Defendi per Galano, avanza palla al piede Cristian Galano, punta il suo diretto avversario, allarga sulla destra per Salviato. Salviato incespica per un attimo sul pallone, poi guadagna in ogni caso una rimessa laterale. Abbiamo visto Marino Defendi che forse poteva anche andare via in posizione centrale, ha preferito però una palla in orizzontale che credo non sia piaciuta a mister Nicola. Assolutamente no, intanto pericoloso il cross di Salviato, commette fallo Caputo sull'uscita del portiere. Quello che ha detto prima, il mister ha sottolineato che non gli è piaciuto quel tipo di giocata, vuole più personalità, vuole prendersi più profondità, quindi le giocate in orizzontale sono quasi inutili, onestamente ha ragione, si conquista poco campo. Sentanto per riprendere il gioco, rimessa dal fondo per il portiere dell'Arezzo, anche l'Arezzo ha fatto diversi cambi, come giusto che sia, davvero difficile poi individuare i calciatori in campo. Intanto Donati di testa, facile per Mikai. Ancora Gemiti sulla sinistra, scende palla al piede il terzino sinistro di Davide Nicola, scambia con Gomelt, retropassaggio ancora per Rada, poi Donati che si abbassa e va lui ad impostare l'azione. Defendi, ancora Donati, alza la testa Donati, poi preferisce un appoggio corto per Galano. Galano sterza in posizione centrale il calciatore del Bari, scambia con Gomelt, ancora la verticalizzazione per Galano, troppo lungo il
passaggio, però l'idea di Gomelt è giusta, questa verticalizzazione a cercare Christian Galano. Sì, era nel cambio, quasi nell'incrocio che stava facendo Galano con Boateng, che si accentrava. Peccato, è stato un po' troppo forte il passaggio, però era giusto nello spazio, dentro l'area, a creare pericolo. In avanti ci sono Caputo e Galano, dicevamo due giocatori sul piede di partenza che però si stanno allenando entrambi con grande professionalità, Salvatore. Grandissima professionalità e tra l'altro perfettamente integrati col gruppo, come qualcuno invece sospetta da casa pensando chissà che fossero, che sono due corpi strani. In realtà no, sono due veterani di questo gruppo e si stanno allenando con tanta passione, con tanta concentrazione, ma anche perché con mister Nicola, come abbiamo detto in qualche altra circostanza, non si possono rilassare neanche i magazzinieri, figuriamoci chi si allena, chi è sotto contratto e chi è calciatore a tutti gli effetti del Bari in questo momento, non dimentichiamo. E l'Arezzo a manovrare lo fa con il numero 14 Brumat, che scambia con Calabrese, che non riesce a controllare il pallone, questo facilita l'intervento da parte di Massimo Donati. Poi Boateng, avanza palla al piede, Boateng allarga bene sulla destra per Salviato, un controllo non felicissimo che però riesce a deludere il proprio avversario, ancora Boateng per Salviato che prova a raggiungere il pallone, il cross di Salviato sul primo palo, pallone che si spegne sul fondo, buona comunque questa iniziativa sulla fascia destra, buono anche lo spunto di Boateng. Sì, buono lo spunto di Boateng, buono l'azione di tutti che hanno sempre e comunque cercato il compagno in avanti, quindi non hanno giocato in orizzontale o hanno sempre cercato la profondità. Ancora l'Arezzo con questa lunga battuta di Monaco, Doncor si fa anticipare di testa da Corri, riesce comunque poi Gemiti a riconquistare il pallone, lo scambia con Gomelt viene attaccato alle spalle, perde per un attimo il pallone. Ancora l'Arezzo con Calabrese, lungo lancio a cercare il numero 9 Corri, in questa circostanza c'è il fallo di Doncor, troppo irruento il difensore del Bari. Però mi è piaciuto il suo taglio, vedi, è partito da centro-destra, si è ritrovato qui a chiudere un'iniziativa dell'Arezzo ed era sul centro-sinistra della nostra linea difensiva ed è stato molto efficace, insomma è stato un contrasto un po' duro e l'arbitro l'ha sanzionato con un fallo che secondo me è giusto. Giusto, magari poteva magari lasciar passare quel pallone Doncor, difficilmente poi l'attaccante l'avrebbe ripreso, però fatto sta che ha commesso comunque fallo e ha regalato un calcio di punizione all'Arezzo, lo va a battere il numero 6 Capece, vediamo anche la disposizione all'interno dell'area di rigore, linea sempre alta, vediamo quale sarà la soluzione scelta da Capece con il Bari che continua a tenere alta la linea difensiva, soprattutto con Massimo Donati, quello che abbiamo visto anche nel corso del primo tempo. Sì, ed è stato bravo anche Ciccio, che era lì, Caputo, mi riferisco, a leggere dove andava a finire la palla, e è stato lui ad intercettarla, a metterla sul fallo laterale, adesso si sposterà lì davanti. Rimessa laterale in zona d'attacco per l'Arezzo, con le mani c'è il numero 2 Monaco. Metterà direttamente verso il centro dell'area di rigore, vediamo la battuta di Monaco, il colpo di testa tentato da Gori, poi forse un tocco con una mano non visto dal direttore di gara, il destro che stava per beffare Micai con il pallone che va poi a toccare il palo, si tratta del numero 15 Bergamini e Arezzo che è andato vicino al pareggio. Sì, non è stato direttamente sul tiro di Bergamini, ma perché c'è stata un'evidente deviazione e Micai è stato tratto in inganno, in controtempo e per fortuna c'è stato il palo a salvarci. Eh sì, perché Michele è rimasto praticamente fermo a metà strada, palo, pallone ora in calcio d'angolo, ancora Bergamini alla battuta, appoggio intanto corto per un suo compagno, ora è Gambadori che elude l'intervento di Boateng, allarga il gioco sulla fascia destra, però ha colpito davvero malissimo il pallone irraggiungibile per Corri. Boateng è stato bravo a fare subito pressione, però non deve farsi saltare con quella facilità, deve fermarsi a quei 2-3 metri, non deve dargli la possibilità di farsi dribblare, soprattutto di lasciare la giocata all'avversario, da migliorare questo movimento. E intanto la battuta di questa rimessa dal fondo, Micai che sarà il vice guardia in questa stagione, gerarchie ben definite, cosa che non è accaduta nella passata stagione con Donnarumma che poi aveva subito preso il posto di guardia. Questa stagione si parte con guardia titolare e Micai riserva. Sì, l'anno scorso insomma, siamo stati colti di sorpresa un po' tutti. Quest'anno questo rischio non lo stiamo correndo, a meno chiediamo di non correrlo, sono delle gerarchie ben precise, anche se
Lo stesso Guarna ci ha tenuto a sottolineare che comunque non può rilassarsi, perché è giusto così, insomma. Tanto Gemi ti controlla un pallone, lo scarica proprio per Mikai, che allarga sulla destra per Salviato. L'appoggio per Doncor. Doncor preferisce spedire un pallone in avanti e in questo caso Doncor ha colpito malissimo il pallone, doveva provare a giocarlo per un suo compagno, invece l'ha spedito malamente in avanti, quello che non vuole vedere Davide Nicola. Assolutamente, quindi l'ha anche sottolineato. Perché? Perché Bari deve giocare la palla, deve... Siccome le soluzioni di passaggio, le soluzioni sono state provate, bisogna applicarle. Questo è un calcione da non vedere, insomma. Non era così in pericolo, in difficoltà per gestire la palla in un altro modo. Ancora un fallo di Doncor, non è iniziato benissimo questo secondo tempo il difensore del Bari. Ancora una volta troppo irruento, deve migliorare sotto tanti aspetti se vuole trovare comunque posto in squadra Doncor. Sì, ma lui... Come lui, così tutti gli altri, però lui mi è sembrato appunto che sta iniziando un po' in affanno. Avanza l'Arezzo, lo fa ora sulla fascia sinistra, spazio alla formazione di Capuano, c'è Galano che però va in pressione insieme a Marino Defendi, riesce a riconquistare il pallone Cristian Galano, poi prova a fare tutto da solo e perde puntualmente il pallone riconquistato dal numero 17 Calabrese. Ancora l'Arezzo manovra con Gambadori. Maduri, che è il capitano della formazione di Capuano, poi Capece con il sinistro, sbaglia l'intervento di Boateng, ben posizionato anche in fase difensiva Boateng, poi Gemiti e subito la verticalizzazione per Gomelt, che ha provato subito la profondità per Caputo. È stato bravo in questo caso il numero 2 Monaco, però è quello, lo ripetiamo ancora una volta, che vuole vedere mister Nicola, verticalizzare subito un tocco e via. Sì, ed era una buona giocata, insomma, è stato bravo ad intercettare il difensore dell'Arezzo, però era una giocata di prima nello spazio e Caputo era già andato al taglio. Marino Defendi scambia con Boateng, spazio Boateng, siamo al limite dell'area di rigore, prova a fare tutto da solo Boateng, vicino a sé Gomelt, Boateng però si intersardisce con il pallone tre piedi, se lo trascina direttamente sul fondo, aveva vicino Gomelt, poteva sicuramente far di meglio in questa circostanza Boateng, lui è un giocatore che comunque può tornare no utile anche nel corso di questa stagione, parte in seconda linea però anche l'anno scorso ha dimostrato di avere buoni numeri. Sì, aveva la possibilità di fare la sponda con Gomelt, nel frattempo vediamo un cambio, Cristian, esce Defendi ed entra Romizzi, dico, poteva tranquillamente chiedere l'1-2 a Gomelt, non l'ha fatto, si è intestardito e ha portato la palla fuori. Eh sì, è uscito Marino Defendi, uno dei superstiti del primo tempo, in campo c'è Marco Romizzi che giocherà praticamente nella stessa posizione di Marino Defendi, una posizione in cui lo vede mister Nicola nel 4-3-3 nel ruolo di mezzala destra, forse lui preferisce giocare da play, però si deve adattare anche in questa posizione in cui comunque mister Nicola l'ha impiegato anche nella passata stagione. Sì, sta lavorando molto per rispondere alle richieste di mister Nicola, adesso vediamo come va. Galano per Donati ha provato subito un appoggio verso Gomelt che si era posizionato proprio alle spalle di Ciccio Caputo, però ha chiuso molto bene Calabrese, poi lo stesso Gomelt è andato a commettere fallo, calcio di punizione per l'Arezzo, anche se questa squadra ora sta prendendo le sembianze, non salvatore, di un 4-2-3-1 con Romizzi che ora si andrà quasi a fare da perno centrale con Donati, che spesso Gomelt alzerà la propria posizione da trequartista alle spalle di Ciccio Caputo. No, scusami Cristian, ma credo che non faremo ancora, intanto guarda, descriviamo. Sì, c'è Massimo Donati che avanza palla al piede, Donati allarga sulla sinistra per Boateng, entra in area di rigore Boateng, il destro di Boateng intercettato però da un difensore dell'Arezzo, pallone che però viene toccato proprio da Boateng, dunque sfuma anche questa azione per il Bari, poteva ancora far meglio Boateng, magari puntare il suo diretto avversario, provata un tiro a giro troppo pretenzioso. Sì, ci vuole un po' più di cattiveria lì, un po' più decisione nel leggere e decidere con quello da fare, poteva tranquillamente provare ad andarsene, visto che c'ha le caratteristiche, la velocità, provava a scartare sulla sinistra e calciare di sinistra. Dicevamo, Salvatore, con questi interpreti però possiamo avvicinarci a quel famoso 4-2-3-1, perché Romizzi spesso si accentra al fianco di Massimo Donati e Gomelt può agire nella posizione di trequartista. Sì, lo può fare, ma non credo che lo faremo, continueremo col 4-3-3, vedi che per adesso avremo questo schieramento. Ancora Gomelt che controlla il pallone con il destro, preferisce un retropassaggio per Rada, poi Doncor, Donati, ancora Doncor, Rada,
la verticalizzazione a cercare Boateng, controllo di Boateng, servizio per Gemiti, ancora la finta di corpo di Boateng, la profondità di Ciccio Caputo, il sinistro di Caputo con il pallone che termina sull'esterno della rete, bella azione del Bari. Sì, bella azione del Bari, bene Ciccio che si è creato lo spazio col taglio, però era un po' troppo decentrato, però è stata una buona azione perché la palla ha viaggiato a buona velocità. Rivista dal fondo per l'Arezzo, risultato sempre fermo sull'1-0 per il Bari quando siamo al 18° del secondo tempo. Al 18° del primo tempo è stato Giovanni Di Noia a sbloccare questa partita, un gol fortunoso, un tiro cross che ha beffato il portiere dell'Arezzo. Colpo di testa di Salviato, duello aereo con Cori, possente anche il centravanti nuovo dell'Arezzo, Salvatore. Sì, ha un bel fisico e lo fa valere nel gioco aereo. Non ha potuto mettere in mostra tanto altro, però in questa caratteristica è forte. Salviato, il controllo con il petto, l'appoggio per Massimo Donati, il controllo di Donati che poi preferisce un retropassaggio per Mikai, che allarga verso Gemiti, controllo da parte di Gemiti, alza la testa Gemiti, preferisce andare palla al piede. Gemiti, poi Gomelt, prova ad inserirsi Romizzi, però mantiene ancora palla il Bari e riparte ancora dai propri difensori con Rada. Doncor, scambiano ancora in orizzontale i difensori del Bari, sempre Gemiti sul pallone, ancora vicino a sé Gomelt, Gemiti salta netto un avversario, scambia con Donati, poi Galano. Si apre a destra Salviato, lo serve Romizzi, ancora Salviato, alza un pallone comunque difficile e non raggiungibile per Cristian Galano, l'Arezzo che riconquista palla. Giocata non felice questa di Salviato con l'Arezzo che ora ha un po' di spazio per provare comunque ad imbastire un'azione d'attacco. Vediamo Gambadori che va a saltare Gomelt, scambia sulla destra per il numero 14 Brumat, in chiusura c'è Boateng e poi ancora Gemiti, preciso e puntuale nell'intervento. Sì, bravo Gemiti a chiudere, a stringere verso il centro e ha intercettato leggendo bene l'azione. Massimo Donati, scambia con Gomelt, Romizzi. Alza la testa Romizzi, prova subito la verticalizzazione per Caputo, il controllo di Caputo in area di rigore, il destro di Caputo per il 2-0 del Bari. Gran palla di Romizzi, grande giocata però anche di Ciccio Caputo, è il Bari che si porta sul 2-0. Salvatore. Beh, è una gran bella azione perché è stato bravissimo Marco a Romizzi a leggere il movimento di Caputo e gli ha messo una palla col contagiri. È stato bravo poi a controllarla Ciccio e a freddamente a piazzare la palla. Insomma, si è visto un Caputo che abbiamo conosciuto. Eh sì, Caputo sempre molto abile ad attaccare la profondità, però in questo caso è stato abilissimo comunque Romizzi ad alzare la testa, a vedere subito il movimento e a servirlo in maniera precisa e puntuale, e comunque Caputo dimostrano, come dicevamo, di essere davvero un professionista esemplare. Sì, è stato bravissimo Ciccio a cercare la profondità, è stato altrettanto bravo Marco Romizzi a vederlo e a servirlo. Poi insomma tutto il resto dell'azione, ripeto, ci ha riconsegnato un Ciccio che sappiamo che sa fare gol. È proprio Caputo, ora si conquista un calcio di punizione, fallo di Capece, siamo nel cerchio centrale di centrocampo, calcio di punizione battuto ora da Massimo Donati, scambia con Gomelt. Gomelt avvicina a sé Boateng, lo scambio tra i due, ancora Boateng per Gomelt. Gomelt allarga per Gemiti. Forse i nostri ascoltatori sentiranno in sottofondo le parole di mister Nicola che continua a ripetere veloce, veloce, veloce. Veloce, il credo è il verbo più che il credo di mister Nicola. Due tocchi, velocità, profondità, perché solo così puoi sorprendere l'avversario. Se non muovi velocemente la palla è inutile, insomma, si schiera chiunque, qualsiasi avversario, anche di categorie diverse, riesce a rimediare. Capece scambia il pallone con Monaco, la pressione di Boateng, lungo lancio, vediamo Rada, poi Doncor che con il petto conquista il pallone, scambia con Salviato l'appoggio verso Romizzi, retropassaggio di Romizzi per Donati, fa girare palla ancora il Bari, sempre Marco Romizzi nella posizione di mezzala, scambia con
Gomelt, poi Galano, punta il suo diretto avversario, ancora Cristian Galano prova come di consueto a portarsi il pallone sul sinistro, si è ancora una volta intestardito, Galano ha perso palla. Ti voglio far notare che nell'azione precedente, anche se a descrivere un po', Salviato si era tardato molto largo, doveva stringere in mezzo perché l'azione era qui, il pericolo era lì nel contrasto, è rimasto troppo largo, il mister ovviamente l'ha richiamato. Movimento completamente sbagliato, si era tormentato Salviato. Sì, era troppo avulso dall'azione, insomma lui il suo compito è di stringere in mezzo e di fare la diagonale eventualmente. È andato a terra Gemiti, punizione no, si ripartirà con un, sì, con un fallo laterale, aveva provato a battere subito Boateng, richiamato subito dal direttore di gara. Gemiti con le mani ancora verso Boateng, Boateng per Gemiti, scambiano i due calciatori, poi Boateng prova ad andare via il suo diretto avversario, questa volta il fallo c'è, buona iniziativa di Boateng che viene toccato fallosamente dal difensore dell'Arezzo Monaco. Che non è d'accordo perché secondo lui si è buttato prima Boateng. Calcio di punizione, vediamo alla battuta, c'è in questo momento Marco Romizzi, con Rada che è andato a dire qualcosa no a Romizzi, poi va a posizionarsi all'interno dell'area di rigore sul secondo palo, vedremo se partirà uno schema provato in allenamento, vediamo Rada posizionato sul secondo palo, al centro ci sono Massimo Donati, Caputo, lo stesso Boateng e anche Salviato che in precedenza ha colpito un palo. La battuta di Romizzi però sul primo palo smanaccia il portiere, poi Rada che non corre rischi e scambia per Doncor. Gemiti, ancora Bari con Romizzi, avanza Romizzi, prova il destro Romizzi, pallone che termina sul fondo, ci può stare in questo caso la conclusione di Marco. Sì, ha visto la possibilità, ha visto un varco e ci ha provato, a quelle distanze ci sta tirare in porta anche se si era staccato Caputo sulla lunetta, ma non l'ha visto, va bene, però il tiro ci sta, peccato, ha colpito male. Bari 2, Arezzo 0, i gol di Di Noia nel primo tempo e Caputo nella ripresa, il colpo di testa ora tentato da Donati, poi Rada con il destro a servire Boateng, buono l'appoggio per Gomelt, impreciso il tocco di Gomelt, in qualche modo Romizzi però torna sul pallone, prova a far viaggiare sulla destra Salviato, pallone troppo lungo questo di Marco Romizzi. Forzato forse un po' troppo la giocata in questa circostanza il centrocampista del Bari, allora l'Arezzo che può manovrare la pressione di Galano, poi quella di Caputo, con l'Arezzo che prova a far girare il pallone, ancora Monaco, palla al piede, Brumat, controllo difettoso del numero 16 Marianini e dunque ancora pallone conquistato dal Bari, lo può controllare Doncor. Salviato, ancora Doncor. Doncor si attarda un po' con il pallone tra i piedi. Sì, si perde, sì, non siamo usciti bene da questa situazione. Eh sì, sì, anche Michele ha azzardato questo pallone lungo per Gemiti. Ma tutto parte dal ritardo di Doncor a liberarsi e far girare la palla e alla fine siamo stati costretti a buttarla praticamente. Gemiti salta il suo diretto avversario, l'appoggio per Boateng che con il tacco stava per far proseguire il pallone per Romizzi. Rada si fa girare dal numero 10 dell'Arezzo, Betancur, ancora Betancur, le finte, Rada in qualche modo in scivolata riesce a recuperare, aveva perso un attimo il tempo il difensore del Bari, però in qualche modo è riuscito a metterci una pezza. Sì, ha rimediato anche se mi aspettavo già sul lancio che potesse intervenire. Ancora Arezzo, ancora un cross, Mikai con i pugni centrale, rischiosa questa respinta da parte di Mikai, però prova a ripartire il Bari in contropiede con Romizzi, appoggio per Salviato, vicino a sé Galano, riparte l'azione da dietro da Doncor, ancora Rada, avanza palla al piede il difensore del Bari Rada, tocco verso Gomelt, ancora Boateng, tutto di prima. Ora questo giro palla del Bari ancora con Massimo Donati, si apre a destra Salviato, Romizzi troppo forte, la palla di Romizzi per Donati lo ha messo assolutamente in difficoltà, bravo Donati comunque a riconquistare il pallone, scambia con Galano, ancora Bari che avanza con Gemiti, a spazio Gemiti, ha visto il movimento di Boateng, ancora Gemiti, poi Romizzi, posizione centrale, il sinistro di Romizzi, si difende in qualche modo la difesa dell'Arezzo e poi il fallo di Gomelt. Sì, un fallo abbastanza ingenuo, insomma, poteva fare meglio, forse ha avuto paura di essere scavalcato, ha commesso un fallo
diciamo tattico, ma poteva fare di più. Se la leggeva meglio poteva anche provare a intercettare la palla. In panchina intanto c'è ancora qualche altro ragazzo, c'è Scalera, c'è Castrovilli, c'è anche Nuvier, c'è Partipilo, dunque forse tra pochissimo assisteremo anche a qualche altro cambio, vedremo in campo dei giovani, mentre il Bari con Rada prova a ripartire, non ha colpito bene Rada, no, ci sono giovani comunque anche interessanti in panchina, Salvatore. Molto interessanti, li hai citati, insomma anche questo francesino Nuvier ha dato modo di farci vedere che ha delle buone doti, o poi Scalera, Castrovilli e Partipilo li conosciamo già, insomma sono vecchie conoscenze tra virgolette nostre, adesso vediamo se avranno modo di mettersi in mostra. Gomelt scambia con Galano, poi Caputo, di prima per Massimo Donati, allarga il pallone sulla destra per Salviato ancora per Donati. Gomelt, Rada. Nicola in questa ripresa sta richiamando molto Gomelt, soprattutto nei movimenti lì a centrocampo. Sì, perché deve dare l'opportunità, sfilandosi, di dare una soluzione di passaggio. Si sta schiacciato a ridosso dell'avversario, non viene visto. Boateng avanza palla al piede, poi scambia per Gemiti. Ancora Boateng. Gemiti. Alza la testa Gemiti, il cross di Gemiti per Caputo, il colpo di testa di Caputo, pallone che termina sul fondo, buona iniziativa di Gemiti qui a sinistra, bel cross, bravo anche Caputo a provare comunque a liberarsi, il suo stacco di testa terminato a lato. Sì, ha colpito la palla indietreggiando, non ha potuto dare molta forza, però l'azione qui sulla sinistra con uno scambio veloce tra Boateng e Gemiti ha liberato al cross facile Gemiti, che l'ha messa pure bene. Gemiti conosce alla perfezione ciò che vuole Davide Nicola, nel caso no, è comunque uno dei calciatori che Nicola comunque ha voluto portare qui a Bari dopo l'esperienza di Livorno. Sì, è uno di quelli che insomma non ci deve mettere molto Nicola a spiegare quello che vuole da chi gioca in questo ruolo. Marco Romizzi intanto si intersaldisce con il pallone tre piedi, per sua fortuna comunque c'è un fallo perché c'era una pericolosa ripartenza dell'Arezzo, ancora calcio di punizione dunque per il Bari con Romizzi che si lamenta con il direttore di gara Massimo alla battuta, scambia con Galano, ancora per Salviato sulla destra, il cross di Salviato non ha colpito bene il pallone che si è perso dalla parte opposta, in questo caso davvero ci vuole piede precisione perché si poteva sfruttare meglio l'azione, Salvatore. Sì, è sembrato un calcio liberatorio perché anche se poi il calciatore era solo lì a destra. Sì, infatti non ha colpito malissimo, tra l'altro c'era praticamente solo Ciccio che arrivava e Boateng molto largo. Tanto generosissimo Caputo, ha provato a riconquistare il pallone, ha commesso però fallo e allora l'Arezzo con lo stesso Caputo, sta correndo tantissimo lì in avanti Caputo, sempre in pressione sui difensori dell'Arezzo, ora il numero 4 Gambadori, Capece prova ad allargare sulla destra, attenzione a questa azione dell'Arezzo con Gomelt che va a contrastare il numero 17 dell'Arezzo calabrese, insiste ancora la formazione di Capuano con il Bari che però può ripartire, lo fa ora con Gomelt, Caputo, tiene palla Caputo, il gioco con la suola di Ciccio Caputo, si porta il pallone sul destro, ancora Caputo prova a fare tutto da solo, serve poi Galano, il sinistro di Galano, palla a giro, che termina sul fondo, forse si è attardato un po' troppo con il pallone tra i piedi Caputo. Sì, anche se l'ha difeso con tanta forza, poteva liberarsi prima del pallone cercando la collaborazione dei suoi compagni, ce l'aveva, cioè a Boateng e c'era a Galano. Rada controlla senza particolare difficoltà il pallone, il difensore rumeno lo scambia poi con Romizzi. Si alza Donati con Gomelt che invece si abbassa nel tentativo di far avviare l'azione del Bari, proprio Lura che controlla il pallone, avvicina a sé Boateng, lo serve in questo momento ancora Boateng, palla al piede, si intestardisce in dribbling, un'azione di campo pericolosa, poi è costretto a commettere fallo, forse in quel caso no, Salvatore, è meglio non rischiare in quella porzione di campo.
Perché ora sì c'è l'Arezzo, però magari in partite più importanti rischi, no, di avviare contropiedi pericolosissimi da parte degli avversari. Sì, sì, ma sono giocate che uno prova e poi nelle caratteristiche di Boateng che deve rivedere alcune sue iniziative in queste zone, come giustamente hai sottolineato, perché è rischioso, insomma, rischioso per Dybala, mette in difficoltà la squadra. Ritmi forse più bassi rispetto alla prima fazione di gioco dove abbiamo visto in questo momento i presunti titolari, Salvatore. Sì, ritmi più bassi, qualcuno c'ha, forse c'ha ancora le gambe più pesanti rispetto ai primi 11, però non mi sta dispiacendo neanche questa seconda, come dire, frazione di gara con i nuovi che sono entrati. E l'Arezzo manovrare lo fa ora sulla destra con Bruma, la pressione di Boateng, pallone riconquistato poi da Gomelt, il tacco per Boateng, bella giocata di Gomelt, Boateng però ancora una volta si attarda con il pallone ai tre piedi, non ancora lo sprint giusto Boateng, lo sprint dei giorni migliori. Intanto Doncor, buona chiusura, pallone che termina però in fallo laterale. Sì, perché Boateng si è distante anche questa volta, voleva portare palla, invece poteva giocarla subito di prima con Ciccio che era lì davanti a fare da centro Boa, poteva chiederlo 1-2. Boateng deve rivedere un po', insomma, non sempre devi fare tutto da solo. Tanto si addormenta la difesa del Bari, il numero 4 Gambadori ha provato a colpire il pallone che è terminato alto, disattenzione difensiva con il pallone che comunque è terminato ben distante dalla porta di difesa da Mikai. Sì, stranamente erano un po' distratti durante questo fallo laterale, ovviamente non deve accadere, abbiamo rischiato. Bari 2, Arezzo 0, quando siamo giunti al 34esimo di questo secondo tempo, le reti di Di Noia nel primo tempo e Caputo nella ripresa, intanto Gemiti, buona finta di corpo di Gemiti che poi con calma serve Rada, avvicina a sé Donati, ancora Rada, Gemiti, Gomelt, subito verticalizzazione per Boateng, ancora Gomelt. Gomelt attende il movimento di qualche compagno, serve Boateng, buono ora anche il movimento di Marco Romizzi, poi non ha raggiunto il pallone, però anche in questo caso è quello che chiede Nicola con Romizzi che ha provato ad attaccare lo spazio. L'ha conquistato, insomma è stato bravo in questo caso il terzino Monaco a leggere, a chiudere, a mettersi tra il pallone e Romizzi che l'ha un po' travolto e ha fatto fallo. In questo momento vediamo anche che ci sono i primi cenni della tanta fatica di questo periodo, colpito dei crampi in Monaco. Quindi, quello che avevi colto oggi in allenamento da parte di mister Nicola era soprattutto Salvatore, la lettura, no, delle situazioni di gioco, come ti sta sembrando? Il primo tempo bene, lo hanno fatto tutti bene, il secondo tempo pure, insomma, soprattutto quando c'è da attaccare gli spazi, e soprattutto mi è piaciuto nel primo tempo quando si perdeva palla, si andava subito a pressare la zona dove c'era la palla che andava a cadere oppure che la conquistava degli avversari. È quello che vuole il mister, non fermarsi, non arretrare, ma andare avanti e andare a fare pressing sulla palla. Nel primo tempo ha richiamato spesso Defendi, in questa ripresa sta richiamando spesso Gomelt, perché per lui la mezzala lì deve sempre attaccare lo spazio e dare comunque manforte alla fase offensiva. Il ruolo delle mezzali, chiamiamole così, degli interni, come li vuoi chiamare, è veramente complicato da interpretare come lo vuole vedere il mister Nicola. Sono sempre coinvolti, sia che abbiamo la palla, sia che non l'abbiamo, sia in fase difensiva che in fase offensiva, devono essere bravi a inserirsi, devono essere bravi a coprire, insomma è un ruolo veramente delicato. Intanto c'è il destro di Boateng, ha provato ancora una volta lo spunto personale di Boateng, il destro che è terminato di poco al lato, sta provando anche a trovare la via della porta Boateng. Sì, intanto si merita il meritato, appunto, viene concesso, chiedo scusa, il meritato riposo a Gemiti che viene sostituito da Scalera, quindi c'è un cambio, credo che Scalera giocherà a destra e Rada a sinistra, stiamo vedendo, con Salviato e Doncor in mezzo. Eh sì, difesa praticamente inventata, in questo momento manca un mancino di ruolo a sostituire praticamente Gemiti, unico terzino sinistro rimasto in rosa anche per Scholl, il giovane Scholl non ha convinto Davide Nicola ed è già tornato a casa, dunque in questo momento Rada fare il terzino sinistro, dicevi bene, con Doncor e Salviato al centro e il giovane Scalera a destra, anche per Scalera comunque l'opportunità di mettersi in mostra. Vediamo Gomelt ora nella posizione di trequartista, scambiare con Romizzi,
Galano. Galano si porta come di consueto il pallone sul sinistro, scambia con Gomelt, Gomelt ha spazio, prova a calciare Gomelt, rimpallato però da Monaco, ancora al contrasto Donati, Romizzi, prova intanto una ripartenza calabrese, avvicina a sé Romizzi, colpo al volto anche per Romizzi, si continua a giocare, il fallo di Caputo. Guarda con quanta comunque animosità Caputo prova a riconquistare anche il pallone, questo dimostra che davvero si sente comunque parte integrante del progetto nonostante possiamo dirlo sia davvero sul piede di partenza. Sì, no, anche perché c'è stato stavo vedendo Scalera che ha preso una gomitata, stavo dicendo c'è stato un'escalation, un po' di agitarsi di animi perché Scalera è stato colpito al volto con una gomitata e poi c'è stato il loro capitano, il numero 4, che ha fatto un'altra entrata e Caputo, insomma, da buon capitano ha preso subito le difese dei suoi compagni. Intanto ho rischiato Caputo di... Sì, Caputo che ha provato a realizzare una doppietta, però è stato molto bravo il portiere dell'Arezzo in uscita, in questo caso a rubar palla all'attaccante del Bari. Intanto ricomincia purtroppo a piovere, Salvatore, pensavamo di averla scampata, invece no, piove ancora a Roccaporena. Ricomincia a piovere e tuona, quindi tra un po' li sentirete anche, però va bene, sono contenti i giocatori in campo che col caldo che di solito c'è stato in questi giorni sarebbero ben più provati di come lo sono adesso. I minuti sul cronometro sono 39, Bari 2, Arezzo 0, un gol per tempo di Noia al 18esimo e poi ha raddoppiato nella ripresa Ciccio Caputo, calcio di punizione affidato ora al capitano dell'Arezzo Gambadori, Betancourt lasciato colpevolmente libero all'interno dell'area di rigore, l'uscita di Mikai che fa suo comunque il pallone con sicurezza. Poi Donati prova a ripartire subito il Bari, Boateng prova a raggiungere il pallone, Boateng supera netto il suo diretto avversario, bella giocata di Boateng che ora può distendere la propria corsa, serve poi Cristian Galano, buona occasione questa per il Bari, Galano il sinistro di Galano con il pallone che termina in rete, Bari 3, Arezzo 0 al 39esimo, il sinistro di Galano che si spegne praticamente nell'angolino, Salvatore. Bellissima l'iniziativa di Boateng che insomma mi ha tagliato in mezzo, Galano con la sua natura caratteristica si è portata la palla sul sinistro e con grande precisione chirurgica l'ha messa nell'angolino, quindi anche Galano come Caputo molto molto sollecitato e a dimostrazione delle sue qualità. Classica azione di Cristian Galano che si è portato il pallone sul sinistro e poi lo ha scaricato, imparabile per il portiere dell'Arezzo. Mancano poco meno di 5 minuti al termine di questa partita, di questa amichevole, primo test diciamo così più probante per il Bari dopo l'amichevole contro il Cascia, il test in famiglia. Ti chiedo subito, Salvatore, comunque un primo commento a quanto stai vedendo. Buono, insomma, te l'ho detto prima, per le cose che il mister si aspettava e ha chiesto, certamente c'è ancora da lavorare, da migliorarsi, però tante situazioni sono state lette bene, messe in pratica bene, chiaramente c'è da migliorare molto sulla velocità e sulla profondità che in qualche caso è mancata, soprattutto nel secondo tempo, ma siamo in una fase dove sarebbe forse preoccupante che tutto perfetto, insomma, quindi c'è però grande applicazione. E credo che ci siano viste delle buone cose. Calcio di punizione per l'Arezzo, due uomini in barriera, Galano e Boateng, parte il pallone che termina però alto con Mikai che comunque l'aveva battezzato fuori, dunque nessun pericolo, ovviamente Salvatore lo ripetiamo in attesa di rinforzi dal calciomercato, per questo Bari sicuramente verrà rinforzato ancora nel reparto offensivo con l'arrivo della tanto attesa prima punta, l'arrivo probabilmente ancora di un esterno offensivo, però quasi sicuramente questo Bari dovrà rinforzarsi in difesa con un altro elemento, poi sempre considerando Sabelli in partenza e poi anche con una magari mezzala di ruolo. Sì, questi sono... I movimenti saranno ancora tanti. Sì, i movimenti saranno tanti, il calcio mercato, attenzione, è ancora una finestra ben grande, ben ampia come tempo. E speriamo però insomma, che quanto prima si possa risolvere alcuni di questi dubbi, nel senso di uscita, ma soprattutto in entrata, per dare al mister Nicola
quanto più effettivi possibili per allenarli prima possibile, insomma, per integrarli nel gruppo. 42 minuti sul cronometro, Bari 3, Arezzo 0. Si sentono i tuoni? Il tempo si sta facendo ancora più minaccioso. C'è il rinvio intanto del portiere dell'Arezzo con Boateng, che ora stoppa il pallone con il petto, prova a giocarlo Boateng, lo scarica per Rada, avanza palla al piede Rada, ancora con il sinistro, il movimento in profondità di Boateng lo ignora Rada, preferisce un appoggio centrale per Donati, poi Romizzi, Galano, la sovrapposizione di Scalera servito da Romizzi, buona l'idea di Romizzi, però è stato bravo anche in questa circostanza il difensore dell'Arezzo a leggere bene la situazione e ad anticipare il possibile intervento di Scalera. Il colpo di testa di Salviato, poi ancora Romizzi, la rimessa laterale è per il Bari e si appresta a batterla il giovane gioiellino della formazione l'anno scorso di Corrado Urbano Scalera, che ha tirato su di sé anche l'attenzione di club europei, un calciatore che deve ancora crescere, vedremo se riuscirà a convincere Davide Nicola. Sì, qualcuno mormora che c'è qualche club importante che lo vuole, però se deve andare a fare tra virgolette la primavera in un club di A, tanto vale che stia nell'orbita della prima squadra, probabilmente crescerà di più. Rada per Caputo, controllo non facile di Caputo con Gomelt che aveva già attaccato la profondità, ancora Salviato, avvicina a sé Doncor, servizio per Gomelt, poi Rada, ancora Doncor, Salviato, Romizzi, Scalera. Corre il pallone controllato da Salviato che allarga per Rada, vicino a Sebo Ateng, c'è anche Gomelt che palleggia ora con Massimo Donati, la profondità a cercare ancora Romizzi, bello il movimento di Romizzi e questo è quello che chiede, come sentirete nel sottofondo, Davide Nicola, che dice bravi, bravi, bravi a Donati, Romizzi e Gomelt. Sì, è quello, vedi, perché la palla si è mossa praticamente a un tocco, è così, è difficile intercettare e fare, dare modo all'avversario di leggere le azioni e chiudersi. Giuste distanze, ha attaccato bene lo spazio Romizzi, praticamente gioco veloce. Intanto attenzione a Caputo in area di rigore, Caputo controlla con il destro, poi manca l'impatto con il sinistro, scarica per Boateng, il destro di Boateng, rimpallato da un difensore dell'Arezzo, Bari vicino al quarto gol. E c'è anche, sì, c'è anche il fischio del direttore di gara, termina qui il match, l'amichevole di Rocca Porena tra Bari e Arezzo, il Bari chiude e vince per 3-0, i gol di Di Noia nel primo tempo e poi Di Caputo e Galano nella ripresa. Allora Salvatore, a te il commento a questo test amichevole del Bari. Buon test, abbiamo trovato un avversario insomma abbastanza rognoso, anche particolarmente motivato, e il Bari secondo me si è districato più che bene, al di là del risultato credo che abbiano offerto i ragazzi al mister tanti spunti per essere contento di questa prima parte di lavoro, è stato sicuramente un test secondo me probante, che ha fatto in modo che qualcuno si è potuto mettere in mostra, non si è risparmiato nessuno. Credo che il mister è soddisfatto di quello che doveva chiedere, insomma la squadra, i movimenti, i reparti si sono mossi bene, è chiaro che c'è da mettere la situazione lavoro, sì, gambe e muscoli, che è particolarmente come dire, compromessa da un punto di vista della fatica, però ho visto delle buone cose. Salvatore, sui singoli una invece su, chi, sì. Una su tutte, palla a terra e due tocchi e velocità. Ah, finalmente era ora. Completamente diverso da quello che abbiamo visto nella passata stagione, davvero siamo in chiusura, però ti chiedo i singoli, chi ti è piaciuto di più? Chi invece magari è ancora da rivedere? Sinceramente non c'è stato, Gemiti è stato quello che insomma in quel ruolo lì ha dato il modo già di farsi apprezzare, e poi non mi è dispiaciuto Gensoglu, che lì davanti ha avuto abbastanza personalità, ma ci sono stati anche Contini, insomma ci sono già dei giocatori che in qualche modo stanno dimostrando la loro affidabilità.
Noi siamo davvero in chiusura, io ringrazio ancora Tele Bari, ringrazio ancora la Football Club Bari 1908 per l'opportunità che ci hanno concesso di trasmettere in diretta questa amichevole per tutti i tifosi biancorossi, ringrazio Paolo Gentile che ha lavorato in condizioni difficilissime qui a Roccaporena, tutta la regia di Tele Bari, ovviamente Salvatore, noi abbiamo commentato questa partita, però c'è anche poi l'appuntamento con Ritiro Biancorossa alle 20:30 da non perdere. Sì, cercheremo di raccontarvi, di farvi vedere la giornata che ha portato a questa amichevole Bari. Se ci riusciamo, se il buon Paolo Gentile riusciamo a spremerlo ulteriormente, forse vi daremo anche una piccola sintesi gol e qualcosa di questa partita. Da Roccaporena è tutto, linea alla regia.